Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo dell'emergenza sanitaria, nuove misure volte a contenere gli assembramenti e gli spostamenti nel periodo delle feste. Andiamo a vedere cosa prevede l'ultimo DPCM del governo, mentre al momento l'Abruzzo dovrebbe restare in zona rossa, e a questo proposito andremo tra poco ad ascoltare anche le parole del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, proprio rispetto ai dati, al monitoraggio che continuerà, ha detto anche nel weekend, e alla richiesta di una nuova rivalutazione della situazione proprio dopo domenica, nel caso in cui, come dovrebbe essere nei fatti, l'Abruzzo dovrebbe restare zona rossa. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino, poi l'intervista a Marsilio. Natale con i tuoi, purché abitino nella tua stessa regione. È in vigore da oggi fino al 15 gennaio il nuovo DPCM annunciato ieri sera dal Premier Conte e prevede regole universali al di là del colore delle zone. L'obiettivo è quello di scongiurare una possibile terza ondata che potrebbe colpirci subito dopo le feste nei mesi più freddi dell'anno. Dal 21 dicembre fino all'Epifania vietati gli spostamenti tra regioni diverse e non ci si potrà recare nemmeno nelle seconde case. Il 25 e 26 dicembre e il 1 di gennaio gli spostamenti sono vietati anche tra comune e comune, a meno che, come sempre, non si abbiano comprovate esigenze lavorative, di salute, eccetera. Resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Il coprifuoco sarà esteso la notte di San Silvestro fino alle 7 del mattino. Bar e ristoranti chiuderanno alle 18, fatta eccezione nelle zone rosse dove rimane consentito solo l'asporto, ma a Natale, a Santo Stefano, a Capodanno e all'Epifania si potrà pranzare fuori, 4 persone per tavolo, ma non cenare. E anche i cattolici festeggeranno prima. In accordo con la Conferenza Episcopale Italiana, il governo ha deciso che le messe, in virtù del coprifuoco, termineranno entro le 20:30. I negozi potranno rimanere aperti fino alle 21, mentre saranno chiusi gli impianti sciistici. Per scoraggiare le vacanze, chi rientra dall'estero sarà obbligato a 10 giorni di quarantena. Inoltre, dal 7 gennaio, il 75% degli studenti delle scuole secondarie tornerà sui banchi di scuola. E l'Abruzzo attualmente è ancora in zona rossa. Per oggi è atteso il report settimanale della cabina di regia ministeriale, in base al quale l'Abruzzo potrebbe cambiare colore a partire da domenica. Sono fiducioso, ha detto il presidente regionale Marco Marsilio, stando ai numeri siamo già in zona arancione. Ed eccoli i numeri. I posti nelle terapie intensive abruzzesi sono occupati al 40%, mentre la media nazionale è leggermente superiore. E l'indice RT è a 1,11, in linea con la media nazionale. La speranza del governatore è quella di ottenere la zona arancione prima del 10 di dicembre, così da salvare i consumi della festa dell'Immacolata. Dai dati in nostro possesso pensiamo di poter anticipare che, per parlare del parametro più famoso o famigerato che dir si voglia, l'R con T sarà sotto l'1, probabilmente 0,9. Questo indica il fatto che noi nel giro di una decina di giorni siamo passati da uno scenario 4, cioè con RT superiore a 1,50, allo scenario 1, cioè con l'RT inferiore a 1. È un progresso molto significativo. Io ho chiesto al Ministero ovviamente di tenere conto di questo e di non applicare in maniera fredda e burocratica i passaggi, diciamo, i giorni che sono stati applicati, però occorre dirlo con onestà intellettuale, a tutte le regioni che si sono trovate nella stessa condizione dell'Abruzzo. Quindi io mi aspetto che questa sera il Ministro farà la sua nuova ordinanza, ma so già che la farà con decorrenza fino al 10. Sperando, rimane un residuo di speranza che magari il responso della cabina di regia lo incoraggi a tenere conto dei giorni in più che noi abbiamo fatto di zona rossa, anticipando le decisioni del Ministero, e quindi accorciare la durata di questa ulteriore zona rossa. In ogni caso, resteremo in contatto con il Ministero per tutto il fine settimana, continuando a monitorare i dati oggi, domani e dopodomani, perché se anche il Ministro proseguisse nella sua intenzione di applicare gli ulteriori 7 giorni che servono di permanenza in zona arancione prima di dichiararla, noi domenica, nella giornata di domenica, all'esito di questo ulteriore monitoraggio del fine settimana,
chiederemo e faremo una rivalutazione della posizione dell'Abruzzo. Il nostro obiettivo è passare in zona arancione entro e non oltre l'8 dicembre con l'Immacolata, in modo da poter permettere la riapertura dei negozi e le attività commerciali a pieno regime nel momento più importante, cioè quando tradizionalmente con la festa dell'Immacolata si apre la stagione del Natale. E dunque lo avete ascoltato anche dalle parole del Presidente della Regione Marsilio, l'obiettivo in Abruzzo è quello di cercare di far riaprire i negozi per l'8 di dicembre, non sarà semplice, bisognerà vedere insomma cosa accadrà nel fine settimana, quali saranno i dati e anche come verranno accolti al Ministero a Roma. Nel frattempo questa mattina sotto la sede della Regione c'è stata una manifestazione dei commercianti. Andiamo a Pescara con Paolo Renzetti. Manifestazione dei commercianti di abbigliamento, calzature e articoli di gioielleria questa mattina a Pescara, nei pressi della sede della Regione, per chiedere la riapertura immediata dei negozi chiusi ormai da 2 settimane. Gli esercenti hanno ricevuto rassicurazioni dal Presidente del Consiglio regionale Sospiri di un impegno immediato della politica per un confronto con il Governo e per il passaggio dell'Abruzzo in zona arancione e successivamente gialla. Crediamo di poter dire che questo nostro senso di responsabilità, quello del Presidente Marsilio, è stato apprezzato e che anticiperemo, non facendo passare con i negozi chiusi tutto il ponte dell'Immacolata, l'apertura appunto degli esercizi commerciali che possono lavorare in zona rossa, per arrivare il più prima possibile alla gialla. Cioè il nostro indice RT in questa parte di territorio è abbondantemente sotto 1, non è a 1, è abbondantemente sotto 1. Credo che le nostre strutture sanitarie abbiano dimostrato particolare efficienza, parlo di quelle della città di Pescara, mi sembra che ci siano tutte le condizioni per lavorare in sicurezza, fermo restando, se me lo permette, che se anche i ristoranti di Pescara fossero aperti in alcuni giorni che sono quelli di massima affluenza, un cittadino di Montesilvano non potrebbe venire a pranzo a Pescara. Cioè anche il DPCM fatto per le festività natalizie, insomma, ha delle lacune evidenti. I dati che ci fornisce la Regione Abruzzo ci dicono che noi già potremmo andare in zona gialla, siamo sotto lo 0,9, non capiamo perché in questo momento un fatto tecnico, solo tecnico, debba impedire la riapertura dei negozi. La politica è al nostro fianco, i parlamentari locali, regionali hanno dato l'ok a che il Ministro Speranza prenda atto di questi dati, noi dobbiamo riaprire. Perdere un weekend in questo momento è fondamentale. Oggi attendiamo con ansia che il Ministro Speranza prenda atto di questi dati e non faccia, come di solito fa da protocollo, far attivare l'esito dell'ordinanza dalla mezzanotte della domenica, ma lo anticipi il prima possibile, proprio perché i dati sono positivi, proprio perché siamo entrati ormai nel periodo natalizio e perché oggi il commercio sta soffrendo e sta arrivando forse a un punto di non ritorno. Noi chiediamo da ieri di riaprire il negozio, perché questo DPCM che ci ha messo in zona rossa, possiamo dire ridicolo, perché l'80% dei negozi è aperto. Cioè, in un negozio di abbigliamento ti puoi infettare, in un'ottica no. La zona rossa è zona rossa per tutti. Quindi questo è uno sbaglio fatto in precedenza. Nel senso che siamo tagliati fuori soltanto abbigliamento, calzature e gioielleria. In tutti gli altri negozi si può entrare, ma io lo trovo veramente ridicolo. Adesso dobbiamo aspettare il Ministro che guarda i dati e ci dirà, spero subito, che possiamo riaprire, perché in questo periodo per noi un giorno di questo periodo natalizio è troppo importante. Per noi dicembre rappresenta forse il 30% degli incassi dell'anno, dove abbiamo tutte le riba da pagare, perché la merce ci arriva tantissima in questo periodo. Non è che c'è i ristori, ma i ristori che ci danno loro, che ci compriamo il tacchino a Natale. Non siamo in Germania che ci danno il 70%.
Adesso invece ci occupiamo della polemica sui vaccini anti-influenzali. Il consigliere regionale del Partito Democratico Silvio Paolucci torna ad attaccare la giunta su questo tema. Il timore è che quello, quanto accaduto per il vaccino anti-influenzale possa ripetersi anche per quello contro il Covid. Vediamo il servizio. Mai come quest'anno tutti dovrebbero vaccinarsi, sentiamo ripetere. Il problema però è che mancano i vaccini. Duro affondo del capogruppo del PD in regione Silvio Paolucci contro la giunta regionale. L'Abruzzo si è mosso per ultimo, ha detto Paolucci. Mancano all'appello 157.000 dosi per quanto riguarda i vaccini dell'influenza e non abbiamo avuto risposta circa il fatto se arriveranno e quando arriveranno. Portando tutto ciò all'esasperazione, migliaia di persone, gli operatori sanitari, le famiglie, gli anziani, la popolazione più fragile. Di sicuro abbiamo accertato che c'è stato un grave problema di programmazione del fabbisogno. La regione si è mossa tardi e male. Il Dipartimento della Salute non ha fatto il suo dovere perché anche Cittadinanza Attiva ha segnalato che il caso limite in Italia è stato proprio quello della regione Abruzzo. I vaccini sono carenti ovviamente anche nel resto del paese, ma noi siamo un caso limite perché ci siamo mossi per ultimo. Rimane ora ad accertare perché manchino così tanti vaccini ed eventualmente chi ne ha la responsabilità. Per quanto riguarda il Covid invece, nel governo si dice che entro il prossimo settembre sarà vaccinata l'intera popolazione italiana. Questo ovviamente se non verranno ripetuti gli errori già commessi per il vaccino anti-influenzale. Vogliamo accertare da un lato la responsabilità, vogliamo sapere se e come, quando vaccineremo la nostra comunità regionale e lanciamo la sfida a conoscere da adesso il piano per la vaccinazione per il vaccino Covid. Non vogliamo gli stessi ritardi, non vogliamo la stessa negligenza che abbiamo dovuto purtroppo accertare, denunciare e registrare sul caso della vaccinazione per l'influenza. Adesso una notizia di cronaca, sono stati sorpresi dalla polizia con 13,5 kg di marijuana nel bagagliaio dell'auto. La squadra mobile della questura di Pescara ieri ha arrestato un 27enne e un 48enne, entrambi del capoluogo adriatico e con precedenti specifici. Due effettuavano una staffetta della droga lungo la dorsale adriatica della 14, gli agenti li hanno fermati ad un casello e qui hanno scoperto il carico di droga contenuto in due grossi pacchi avvolti nel cellophane contenenti appunto la marijuana suddivisa a sua volta in involucri per un peso complessivo appunto di 13,5 kg. Trovati nella perquisizione anche 1000 euro in banconote da 50 che gli investigatori ritengono essere provento dello spaccio. Proseguiamo ora con il nostro giornale, ci occupiamo della legge sui rifiuti. Il Consiglio regionale ha approvato la legge sull'economia circolare, PD e Movimento 5 Stelle hanno abbandonato l'aula al momento del voto. Vediamo. Il futuro è tra i rifiuti. Sembrerebbe una svolta green quella abruzzese. Il Consiglio regionale ha approvato la legge norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti. Questa legge regionale proietta la nostra regione verso il futuro, verso una gestione sostenibile dei rifiuti, affinché gli stessi, una volta trattati, possano essere reinseriti nel processo produttivo. Definiamo una serie di azioni, obiettivi che vogliamo raggiungere, perché il nostro obiettivo è quello di poter vivere bene all'interno dei limiti della nostra regione e del nostro pianeta. Non vogliamo più che i rifiuti possano rappresentare un problema per i nostri cittadini, ma vogliamo che possono essere invece una vera e propria risorsa. Per questo motivo vogliamo abbandonare il concetto dell'usa e getta, di quel concetto che ha portato grandi danni al nostro ecosistema, per arrivare a un'economia circolare di gestione dei rifiuti. Le opposizioni hanno abbandonato l'aula al momento del voto. Polemiche sui criteri poco chiari di spostamento dei rifiuti e sulla possibilità di riconvertire le cave in discariche. Nella legge sono previste agevolazioni fiscali per coloro che producono meno rifiuti. Chi inquina paga, il che significa diffondere una tariffazione puntuale in modo tale che i cittadini più virtuosi possano essere premiati.
La diocesi di Teramo Atri e la provincia di Teramo hanno incontrato imprenditori ed esperti per pianificare una rinascita economica del territorio. L'inizio di questo percorso passa attraverso una visibilità maggiore del teramano e dell'Abruzzo che potrà essere goduta grazie al presepe monumentale di Castelli che verrà esposto in piazza San Pietro a Roma. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Un nuovo umanesimo economico e imprenditoriale. Il cambiamento non è un percorso da intraprendere, è già in corso. La pandemia ha stravolto i processi produttivi, le organizzazioni lavorative, i servizi per la salute e la nostra stessa vita personale. Chi, politica o imprenditoria, non si accorge di questo, è destinato a fermarsi definitivamente. Questo è l'elemento centrale delle riflessioni svolte dai relatori della conferenza online organizzata dalla diocesi di Teramo Atri e dalla provincia di Teramo. Un appuntamento che ha visto la partecipazione di imprenditori, manager ed esperti che hanno messo in luce i punti di forza che sono già presenti nel tessuto d'impresa e nelle istituzioni. Tra qualche giorno la provincia teramana e l'Abruzzo intero beneficeranno di una visibilità enorme grazie all'esposizione in piazza San Pietro a Roma del presepe monumentale di Castelli. Una maniera per rinascere sotto molti punti di vista, come spiega il vescovo di Teramo, Lorenzo Leuzzi. È un momento importante e io mi auguro che questo evento possa aiutare tutta la nostra comunità diocesana non soltanto a scoprire il senso del fare il presepe, come il Papa Francesco ci ha ricordato nella sua lettera apostolica all'ammirabile Signo, ma una grande occasione per scoprire la presenza del Signore in mezzo a noi, come Papa Francesco ci ha ricordato domenica l'Angelus, il Signore viene. Ecco, il Natale è il ricordo di un avvenimento storico, ma è anche il ricordo di un avvenimento che avviene ogni volta che noi partecipiamo alla vita della Chiesa, che davvero ci incontriamo e desideriamo incontrarci con Lui, perché Lui ha deciso di restare sempre con noi. Per cui, oltre ad essere un evento storico, un evento artistico e soprattutto un evento spirituale, fortemente ecclesiale, e io mi auguro che questa esperienza possa aiutare, come stiamo vivendo in questi giorni di preparazione, anche una grande occasione per il rilancio del territorio. Abbiamo vissuto già tre momenti, prima sulla ricostruzione, poi sulla imprenditorialità, questa sera qui in provincia sul tema del turismo religioso, ma anche della scoperta della bellezza della natura, del creato, e poi altri impegni che ci accompagneranno per poter davvero far rinascere tutto il territorio e soprattutto creare le premesse per superare quel grande problema che abbiamo da un po' di anni, soprattutto dopo l'esperienza del terremoto e lo spopolamento dei territori della montagna, che invece sono un grande dono, una grande ricchezza per tutta la provincia. A Lanciano potenziata la videosorveglianza con l'installazione di nuove telecamere ad alta risoluzione in punti nevralgici della città. L'amministrazione comunale spera anche che presto possa arrivare un finanziamento ministeriale per portare complessivamente a 150 la rete degli occhi elettronici sulla città. Vediamo il servizio. Lanciano si appresta a diventare una smart city più sicura. Il progetto di implementazione delle telecamere di videosorveglianza, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, dovrebbe portare ad avere una città completamente videosorvegliata, con un sistema di intelligenza artificiale, telecamere 4K anche con il riconoscimento delle targhe e rete radio internet gigabit. In attesa dell'approvazione del progetto da 200.000 euro depositato al Ministero dell'Interno al fine di ottenere i fondi necessari ad ampliare la rete, che a regime dovrebbe arrivare a 150 telecamere sotto il controllo del commissariato e della polizia scientifica, il comune ha provveduto ad adeguare la rete internet, dismettere le camere obsolete ed installarne di nuove. Dunque 35 occhi elettronici controllano H24 Lanciano, con particolare attenzione alle scuole, perché altre due per ogni istituto secondario cittadino infatti saranno dedicate al contrasto dell'assunzione delle sostanze stupefacenti da parte dei giovani. E quindi saranno altre 14, quindi 35 più 14 complessivamente, io non sono parte matematica, arriviamo a 49.
Poi abbiamo ovviamente le 100 telecamere predisposte nel bando ministeriale del 27 di maggio per il sistema SNCTT, che se sperabilmente potessimo essere finanziati, ci fanno fare il salto di qualità. Il sistema, costato 30.000 euro, è modulare e consente di ampliare, secondo le necessità, il numero delle telecamere, arrivando ad oltre un migliaio, e le funzioni delle stesse, come spiega l'ingegner Fucci, che tecnicamente ha messo in piedi il progetto. Un sistema polifunzionale con intelligenza artificiale, con sistemi di IoT e quindi sensoristica per gestione di qualsiasi evento, dal monitoraggio della qualità dell'aria al monitoraggio dei parcheggi, qualsiasi sensoristica IoT, Internet of Things, e di conseguenza è stato strutturato per offrire i sistemi di videosorveglianza al massimo livello, quindi qualità 4K, sistemi di intelligenza artificiale, quindi di smart city, eccetera, eccetera, e polifunzionalità per qualora l'ente decida di avvalersi di funzioni di smart city. Torniamo a Pescara, dove è stato presentato lo sportello per i cittadini con disabilità, fortemente voluto dall'amministrazione comunale e dall'assessore al sociale Nicoletta Dinisio. Fortemente voluto anche perché dobbiamo superare questo scoglio di queste persone che stanno in difficoltà e farle sentire più che mai oggi persone che possono avere la possibilità di avere tutto a disposizione. Ci tengo a precisare che questo sportello è soprattutto uno sportello dove di ascolto sociale per loro e di pratiche burocratiche da risolvere, e io come assessore ce la metterò tutta perché queste persone abbiano sempre il meglio e abbiano una vita congrua come la nostra. E lo sportello è per tutti coloro che hanno dei problemi, delle difficoltà. Oggi questa disabilità con questo sportello è propositiva, per cui la negatività diventa positività, e questo è anche un bene per l'amministrazione. Loro hanno una grossa voglia di fare, l'unica cosa è trovare il binario giusto, e quindi questo sportello può essere di auspicio per far sì che questa strada si possa percorrere. Siamo arrivati così alla pagina dello sport, che apriamo parlando di calcio di Serie B. Stasera c'è l'anticipo fra Ascoli e Pescara del Duca, esordio per il neotecnico del Delfino Roberto Breda, che dovrebbe proporre per la sua prima il modulo 3-5-2 con Seter e Galano davanti. In difesa Bocchetti al centro, Bellanova e Jarosinski sulle fasce laterali, di centrocampo con Valdifiori nel mezzo. Ascoli con il nuovo tecnico, senza Kragel Brosco, che è squalificato, degli Orossi dunque proporrà un 4-4-2 con Sibiria alle spalle di Bajic in avanti. Arbitra il Luzzi di Molfetta, e vi ricordo anche già da adesso l'appuntamento di questa sera alle 20.30 con Diretta Stadio per seguire la gara del Duca con il Pescara, che ha assoluto bisogno di fare punti, come ammette anche Breda. Vediamo il servizio. Sede sicuramente non hai 90 minuti, perché insomma, viene da un percorso, da un periodo un po' particolare. Con lui, secondo me, il ragionamento che va fatto è questo: o lo fai partire dall'inizio o aspetti un pochino. Perché questo? Perché e lei cosa farà? Vediamo. Perché farlo entrare, un ragazzo che viene da un infortunio, rischi di giocarti anche un cambio, quindi o gli dai più tempo o
in ogni caso lo fa giocare sapendo che non finirà mai la partita, ma non per scelta sua, anche per scelta mia, perché tante volte i ragazzi sono generosi, vogliono andare all'infinito. Se tu non hai quel tipo di minutaggio, logico che dobbiamo fare delle scelte e poi dar spazio agli altri, anche perché a me poi piace appunto mantenere alta l'intensità, e quando cambi allenatore, cambi modo di gioco, tante volte proprio sono per mantenere alta devi fare dei cambi e devi dare, usare l'energia di chi sta in panchina. È un modulo che può essere fatto, come ce ne sono secondo me tutti quanti, perché è una squadra che per interpreti può giocare con la difesa 4, con la difesa 3, con due punte, una mezza punta, con due punte, può giocare veramente in tutti i modi. Ah, l'Ascoli è una squadra che ha secondo me delle ottime individualità, soprattutto a centrocampo, con giocatori sia di gamba che anche di qualità. Mi aspetto che lui usi questo tipo di caratteristiche, mi aspetto che abbia messo un certo tipo di ordine, e mi aspetto una battaglia, a prescindere poi dal fatto da come l'ha preparata il mister Rossi o da tutto il resto. Una battaglia perché, e noi dobbiamo interpretare ancora di più una battaglia, perché è un derby e quindi a maggior ragione ha un peso speciale rispetto alle altre partite, e perché poi abbiamo una classifica che piange, e fare risultato vuol dire andare a togliere punti a qualcuno o a superare qualcuno, quindi dobbiamo vivere per questo. Come l'ha preparata lui? Lo so fino a un certo punto, allo stesso tempo però a me interessa come noi affrontiamo, perché poi l'amicizia rimane, va oltre, ma per quei 100 minuti certamente conta poco chi si siede dalla parte opposta. Serie C adesso, brutta notizia per il Teramo che domenica affronta al Bonolis la Vibonese. La squadra di Paci perde Salim Diakité per un problema muscolare. Il tecnico confermerà Piacentini e Soprano in difesa. Ballottaggio fra Mungo e Bombaggi davanti, con Costa Ferrera e Ilari esterni alle spalle di Bunino. Nel pacchetto arretrato ci sarà Richard Lasic, che conferma di trovarsi bene in quel ruolo e di non pensare più alla chiamata della nazionale slovacca. Sicuramente era un peccato, l'ho rivista un paio di volte. Il tiro che ho fatto, purtroppo, secondo me, se era un pochino più alta la palla, il portiere non la prendeva. Penso che l'ho tirata in un'altezza perfetta per lui. Se quest'anno facciamo tutti bene e vogliono che continuo a fare questo ruolo, continuo a fare. Io mi diverto a quel ruolo, cioè, non mi sento male a fare quel ruolo, quindi per me è indifferente. Secondo me stiamo facendo un grande, grande campionato, siamo più o meno quelli dell'anno scorso, no? Diciamo quella base dei giocatori, siamo quelli, però stiamo facendo molto meglio. Io penso che a fine anno, se continuo a fare bene tutti questi giovani che stanno giocando, possono fare tanta strada e la società può magari valorizzarli. È anche una cosa naturale, quelli giocatori più esperti dovrebbero aiutare la squadra, no? Anche se magari vediamo di Akite, no? Che è un ragazzo giovane, però c'ha tanta tanta personalità, quindi dipende anche da ognuno come è fatto, no? Avevamo Ternana, che dobbiamo dire Ternana è una squadra molto forte, e con la Virtus Francavilla sì, siamo andati in difficoltà, che ci può stare, no? Perché abbiamo dominato maggior parte delle partite che abbiamo giocato in questo girone di andata, quindi se una partita facciamo tipo sottotono, un tempo sottotono, secondo me ci sta. È importante vedere gli errori che abbiamo fatto e cercare di non ripeterli. Diciamoci verità, no? Dalla Serie C purtroppo non arriva la convocazione, perché c'è tanta gente che gioca nelle squadre importanti di Serie A, quindi non la sto pensando solo di fare bene dopo quei anni che sono stato fermo. Se deve arrivare, arriva, una volta se no, no. È così.
La prima edizione del TG6 termina qui, il prossimo appuntamento è alle ore 19, vi ricordo ancora 20:30 questa sera a Diretta Stadio per il derby fra Ascoli e Pescara. È davvero tutto, grazie ancora e buona giornata.